non rimasero quasi più mondi vivi nell'eternità di Bersku. I soli erano divenute stelle così enormi e stabili che in ogni momento si poteva assistere al deflagrare di uno di questi e ad altra morte. Al di sotto dell'Opeide, il panorama che si presentò all'ambianotto fu quello di un ammasso di fuoco, un plasma ribollente, in cui giaceva la materia disciolta dei mondi, assieme all'indicibile sofferenza delle creature che il primo Edo di Bersku, l'ambianotto, vi aveva fatto vivere per volere del suo signore. Ma non venne sprecata quella nuova materia dall'ambianotto. Egli la elevò invocando il suo signore, e da quella coltre di dolore venne creato un nuovo mondo e le forme dei suoi abitanti. Non fu adoperata però tutta quella materia, e ciò che ne rimase venne lasciato fluttuare nel cosmo. Quest'ammasso di disperazione fu la culla di piccole forme di vita astrali, larve il cui sangue era la poltiglia di carne vaporizzata che si mischiò all'orrore dei primi abitanti innanzi all'istante della loro morte. Così venne creato quell'ammasso di piccolo plancton sottile che, per tragico destino, ebbe quello di essere nutrimento per le nuove e terribili potenze di l'ambianotto.